avevo un credito con una persona e avevo un debito con un'altra, gli davo, gli cedevo un credito. Ora cedi un debito. È il debito che gira. Le banche che sono al centro di questa mistificazione neurologica, stampano soldi dal nulla, non c'è niente dentro una banca, è un algoritmo una banca. Se 10 correntisti entrano in una banca e vogliono i loro soldi indietro, non ce l'hanno! E allora bisogna smetterla con questa roba qua! O c'hai i soldi in copertura o non dai carte di credito e libretto degli assegni, non puoi! Infatti abbiamo 200 trilioni di dollari, che è questa valuta virtuale, 200 trilioni, e il PIL del mondo è 70, un terzo. Quindi siamo seduti su una bolla che sta esplodendo in questo momento. Non siamo ancora in crisi, sta arrivando con una violenza, una velocità. Ci stiamo svendendo tutto, ci stiamo svendendo acqua, gas, luce, ci stiamo vendendo le scuole, ci sono già i ragionieri europei che stanno già catalogando tutti i nostri beni culturali sotto gli Uffizi, daranno in gestione Pompei, i vostri parchi archeologici, già tutte le aziende, chiuderemo 250 università, prestigiose, che sono statali, li daremo ai privati, gli asili nido non ci saranno più. Signori, questo è il panorama, e diamo queste cose, la gestione delle multinazionali, che le vediamo, vai in Sudafrica, vai in Sud America, sono le stesse multinazionali che verranno a gestirti l'acqua e l'elettricità qua, e come la gestiscono? Con le tessere prepagate. Dato che c'è crisi e non paga più nessuno, prima mi dai i soldi, la tessera prepagata, e io ti erogo l'elettricità. Appena finito il credito te la stacco. In Grecia 8 condomini su 10 non hanno l'elettricità, si scaldano con la legna. Sono le stesse multinazionali a cui stiamo svendendo la vita di milioni di italiani senza dire niente. Io non ci sto, ma non ci sto anche per rispetto a chi, per mantenere la scuola pubblica, la sanità pubblica, per mantenere il welfare, ha dato la vita. Non me la faccio portare via da questi coglioni qua. Forse è l'ultima cosa che faccio. Quindi potete fare quello che avete fatto, potete dire non lo so, potete dire non mi interessa, il fiscal compact, quello di tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni ogni anno, e allora il patto di stabilità, il patto di bilancio, il pareggio di bilancio in Costituzione è la gogna del tuo sistema fiscale. Perché io posso, come Stato, anche come padre di famiglia, se io investo su mio figlio, investo di mio figlio, posso anche fare un debito per investire su mio figlio, ma se io non posso, perché la Costituzione me lo vieta, mi mette un cappio al collo. Allora vi dico questo, una delle economie più fertili del pianeta sono i giapponesi. I giapponesi hanno 20.000 miliardi di debito, 10 volte il nostro, 20.000 miliardi, va bene? Hanno un PIL di 8.500 miliardi, enorme. Bene, i loro BTP hanno un tasso di interesse che è il più basso del pianeta, 0,6, perché il debito è in mano ai giapponesi e la moneta, lo yen giapponese, è in mano a una banca statale giapponese. E allora che cosa fa? Cosa fa lo Stato giapponese? Stampa yen che in dollari sono 3.500 miliardi di dollari ogni anno investiti nel mercato interno, in tecnologia, innovazione, scuola, aziende, strutture per i cittadini, e hanno il più basso tasso di disoccupazione del pianeta, meno del 2%. Quindi è una balla che il debito porta alla crisi Allora, il problema è che il nostro debito, metà, era in mano alle banche straniere, non al popolo italiano. E nel 2011 siamo falliti, arriva Monti per fare il curatore fallimentare, non potevamo fallire se metà del debito era in mano alle banche tedesche, anglo-americane e francesi. Mi seguite? Tu non fai fallire uno che ti deve tanti soldi, lo curi un po'. Se va giù dici non ti preoccupare, mi paghi un po' più in là, non lo fai morire.
Se fallivamo noi ci portavamo dietro l'Europa, non ci potevano far fallire. Ci dovevano strangolare piano piano. E arriva Monti e che cosa fa? Tutti i parametri sono peggiorati. Disoccupazione, costo del lavoro, PIL. Noi non siamo cresciuti in 10 anni, abbiamo perso 10 punti di PIL, 10 punti in 10 anni. L'anno scorso, 2013, meno 1,9. E questi cazzoni dicono che cresceremo per avere, non pagare, non tagliare nulla, dall'8% al 12%. Cioè il tasso di crescita del 1960, del nostro boom economico. Raccontano balle, 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 la menzogna più schifosa, avallata dall'informazione più schifosa d'Europa. Ecco perché ci odiano e fanno bene a odiarci, perché nei primi 100 giorni che governeremo questo paese le faremo le cose che abbiamo detto, anzi le faremo. Via i rimborsi elettorali immediatamente a tutti, via i rimborsi ai giornali. Voi sapete che nel 2014 i rimborsi ai giornali, agli editori, sono passati da 140 milioni di euro a 190 milioni di euro. Si sono aumentati i soldi di 50 milioni di euro per fare dei giornali in perdita, per fare dei giornali finti. Se vuoi farti un giornale, lo fai con la legge della domanda e l'offerta. Vivi con chi compra, non con i soldi degli italiani. La prima cosa che faremo, taglieremo lì. Poi voglio vedere De Benedetti quanti soldi farà. Bene, faremo lì, toglieremo l'albo dei giornalisti, lo facciamo, l'abbiamo fatto, abbiamo raccolto le firme, lo toglieremo, c'è solo da noi l'albo dei giornalisti, che cazzo vuol dire essere giornalista, che fai il pubblicista, devi passare, pagare l'esame e dei coglioni ti dicono tu puoi scrivere e tu no, ma stiamo scherzando, gente, poi faremo conflitto di interessi. Un editore o è puro o non fa l'editore. L'editore è puro, cioè la Fiat non può avere il Corriere della Sera, l'ABI, l'associazione di banche, non può avere il Corriere della Sera e la Stampa, non può De Benedetti avere dei giornali e fare centrali a carbone, perdere 1,9 miliardi con Sorgenia e andare dal Monte dei Paschi e farsi dare 600 milioni di prestito con una perdita di 1,9 miliardi. Ma chi è l'individuo? L'individuo che c'ha una perdita nella sua attività va in banca e dice le garanzie, una perdita, ecco i soldi, ma vaffanculo! Bene. Faremo così, faremo quello che abbiamo detto che non prendevamo 42 milioni, se volevo il potere o i soldi mi sarei candidato, non è mai neanche passato per la mente, se volevo i soldi potevamo accettare 42 milioni di euro e io facevo il tesoriere, pensa che culo, per me aver rinunciato 42 milioni, maledetti! Non li abbiamo presi, si sono dimezzati lo stipendio, vanno a rimborsi spese con la diaria tutta certificata, quello che avanza mettono in un conto, 2,5 milioni più 1,5 milioni per mettere a garanzia per le piccole e medie imprese, lo stanno facendo con i loro soldi, quello che abbiamo detto abbiamo fatto, e ecco, è questo che li manda in paranoia. Hanno scoperto che esistono le persone per bene e non sono abituati a queste persone che fanno le cose anche per gli altri. È bellissimo fare le cose per gli altri. Cazzo, noi siamo nati nel 2009, il 4 di ottobre, giorno di San Francesco. Siamo nati noi. Ecco, e il Papa Bergoglio non c'era ancora. E Bergoglio si è iscritto al blog. Perché sono le stesse parole. Senso della comunità, non Unione Europea, comunità europea, comunità, abbiamo un debito, ce lo spalmiamo fra tutti, come la Federazione degli Stati Uniti quando è diventata Confederazione nel 1780, la prima cosa, 9 stati, si sono divisi il debito, questa è la comunità. E se non accetteranno queste condizioni,
Noi, l'abbiamo già detto, dopo le elezioni faremo un referendum consultivo, consultativo, chiamatelo come vuole. No, non è costituzionale, me ne batto i coglioni se non è costituzionale. Lo faremo lo stesso e vedremo e deciderà il popolo italiano se uscire o no dall'euro. Lo decide il popolo italiano, non dei cazzoni di partito. Signore, ora io ho preso troppo tempo a loro. Io voglio solo dirvi questo. Queste sono le elezioni più politiche della storia di questo paese. Non chiedete, diremo tutte le stesse cose sui palchi. Tutti che dicono qui la piccola impresa, bisogna aiutare, tutti gli alluvionati, le stesse cose. Non hanno trovato 90 milioni di alluvionati qui in Sardegna. Non l'hanno trovati 90 milioni, non li hanno trovati. Fanno cose falsissime, abolite le province, non è vero, fanno delle robe, vabbè, non ve le sto a raccontare, ve le hanno già raccontate loro. Io vi dico che è il voto più politico della storia di questo paese, è veramente un voto politico, vi pregherei di non scansarlo questa volta, anche se è distante, però là cambierà la vita qua, è il voto più politico della nostra vita. Signori, qui c'è da scegliere fra due cose, o noi o loro, e sceglieremo noi! Grazie a tutti! E manderemo in Europa queste persone, queste persone, signori, io le ho conosciuti, 73, li abbiamo eletti con l'iPhone, nessuno al mondo ha mai eletto le persone che mandano nel Parlamento o al Parlamento europeo con l'iPhone. Io ho fatto la mia preferenza della mia circoscrizione in macchina col mio iPhone. Abbiamo votato, abbiamo introdotto degli elementi nuovi nella politica, abbiamo messo il recall, per esempio, il recall è una cosa, il richiamo, come c'è negli Stati Uniti, se una persona che entra nel movimento va e non esaudisce il programma del movimento, viene mandato via da chi l'ha eletto, fuori dai coglioni, non dal vertice, dalla base. Noi vogliamo il vincolo di mandato, cambieremo la Costituzione col vincolo di mandato, tu ti fai, vai dentro un movimento, un partito, se te ne vuoi andare dai le dimissioni e ti fai rieleggere in un altro, non che vai nel gruppo misto a 20.000 euro al mese, basta! È finita per questa gente, lo sanno, ecco perché ci odiano, perché è finita! Ora si presentano. Io li ho conosciuti, 73, e tutti, la critica era, avete messo lì degli sconosciuti, è il nostro orgoglio, è il mio orgoglio. Innanzitutto sono sconosciuti a me, che è il mio orgoglio, perché vuol dire che non vi ho nominato, e sono sconosciuti soprattutto alle procure, non sanno chi sono. Noi adesso abbiamo 600 liste, oltre a voi 73 del Parlamento europeo, 600 comuni, mettete a lista 20 persone, 600 per 20 fa 12.000 persone, 12.000 potenziali amministratori di città completamente incensurati, persone per bene, ecco la nostra, non ce l'ha nessun partito, 12.000 persone sconosciute alle procure, vaffanculo, guarda. Si presentano loro. Io vi aspetto giù. Vi ringrazio.